Buongiorno a tutti, sono Alessandro Cocco, sono il titolare della libreria Cocco di Cagliari e della casa editrice La Zattera. Sono iscritto a Sardex nel 2014 e devo dire che mi trovo benissimo per più motivi. Quello che voglio dirvi io adesso brevemente è il mio punto di vista e soprattutto come lo utilizzo io il circuito, perché credo che possa servire un po' a capire come fare a muoversi in questo mondo, perché di mondo si tratta. Immaginatevi un neoassociato entra in questo circuito, ha uno staff che sono i broker che diceva prima Gabriele, che ti aiutano e ti seguono tantissimo, un sito internet molto all'avanguardia e si trova lui con la sua azienda, nel mio caso, quindi prendiamo ad esempio una libreria, quindi vende libri, e ha a che fare con circa 3.500 associati, senza contare che quindi sono 3.500 aziende con dei dipendenti, quindi se moltiplichiamo, se gli mettiamo due o tre dipendenti all'azienda arriviamo a 10.000 persone che possono utilizzare questa moneta di scambio, quindi si apre un mondo. Ecco, ci sono due modi di vedere Sardex, cioè quello che a me piace meno ed è quello che secondo me funziona meno, anche se funziona, ed è quello passivo, cioè io entro nel circuito e lavoro perché sono una delle poche librerie o uno dei pochi ristoranti o una delle poche agenzie di viaggi, sto lì, non faccio nulla, per cui comunque mi chiamano, mi contattano perché ci sono altre aziende che hanno crediti da spendere e quindi il broker oppure lui guardando il sito fa il mio nome, vede il mio nome. Ecco, questo può funzionare, dipende però, se sei in un buon punto, se ti trovi di fronte al tribunale, nel mio caso, sì, se sei in un paesino comincia a diventare più difficile, o comunque anche se sei in città, secondo l'attività che hai, hai tantissima concorrenza, e quindi lì poi magari c'è qualcuno che dice sì, io faccio parte del circuito, però non è che abbia fatto. No, allora, Sardex va visto come uno strumento, secondo me è come dire, quando entra un cliente e ti chiede posso pagare col POS, se dici di no sei già fuori. I social network sono utilissimi, Facebook è utilissimo, uno può parlare con 5.000 persone con un click, però se io ho 5.000 amici e scrivo oggi mi sono comprato la camicia nuova, non serve a nulla. Se invece scrivo questa settimana c'è questa promozione su tutti i miei libri, beh, 5.000 persone, soprattutto gratis, vedono questa pubblicità. Ecco, questo è il modo attivo. Se uno si mette in testa che Sardex è uno strumento e quindi incomincia lui a mandare mail, a farsi conoscere, a fare pubblicità e soprattutto a partecipare a delle cose utilissime che loro organizzano, come si chiamano appelli Sardex, cioè aperitivi dove convergono più associati, a quel punto si fa conoscere, allora lì sì che comincia a funzionare. E poi c'è un altro punto di vista che secondo me è il più interessante di tutti: ho 1.000 crediti in più, anziché spenderli, non li accumulo come dice lui, come sta dicendo lui di non farlo, ma li investo, e allora lì sì che comincia a diventare interessante. Io vi parlo della mia esperienza, l'anno scorso ho più accumulato che speso, questo perché avevo in mente il progetto della casa editrice e moltissimi crediti li ho investiti per aprirla e pubblicare i primi libri. Quindi qua non solo ho guadagnato dai clienti che hanno comprato da me soltanto perché ero nel circuito e devo dire anche in maniera piuttosto attiva, ma in più ho avuto modo di avviare una nuova attività e reinvestire quei crediti che si sono moltiplicati. Questo secondo me è come deve essere visto a Sardes. Quindi oggi un imprenditore ha bisogno di tre cose: fortuna, innanzitutto, bravura e soprattutto gli strumenti, perché uno può avere un negozio, può avere una libreria ma non ha libri e quindi non serve a nulla. Ecco, Sardex è oggi un ottimo strumento per andare avanti. Grazie.